Sindaco, allora questo parco del Volturno è un progetto che è ad Amorosi, ma lei lo vuole trasferire a Puglianello, il suo comune. Mettere in collegamento l'area del Volturno. Il comune di Amorosi ha questa grande potenzialità, la potenzialità che abbiamo anche noi di Puglianello e Ruviano, il fiume Volturno, un fiume che bagna queste tre territorialità che stanno congeniando una strategia di sviluppo, di messa in sicurezza di quest'area e di valorizzazione. C'è n'essere la stesura di un protocollo d'intesa con Amorosi, già è stato varato un progetto di riqualificazione, di messa in sicurezza e di collegamento attraverso un ponte che separa le due province, quindi i comuni di Ruviano e Puglianello, con il comune di Ruviano. È già stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture. Crediamo in questa strategia di valorizzazione per l'attrazione turistica e quindi per generare economia, non solo per mettere in sicurezza il territorio, ma dalla messa in sicurezza bisogna approfittare per generare una strategia virtuosa che rilanci quest'area e quindi l'economia locale. Un ponte che attraversa il fiume Volturno, una discarica, la ex Marrucaro che diventa parco verde attrezzato, con le giostre per ragazzi con disabilità e poi un percorso con piste ciclabili. Sono i sogni che potrebbero avverarsi a Puglianello, nel Beneventano, dove il fiume Volturno nel 2019 esondò, facendo temere il peggio per una parte della popolazione. Oggi la rinascita di quest'area interna e borgo, poco distante da Amorosi, passa attraverso la costruzione di nuovi impianti per il tempo libero. Questa è la discarica Marrucaro, un luogo di disastro ambientale che ora sta per rinascere con un progetto di 3 milioni di euro. Di che cosa si tratta? Dobbiamo innanzitutto mettere in sicurezza l'area e poi immaginare un parco attrattivo, turistico che risvegli l'economia del comprensorio e un parco che possa anche prevedere delle attrezzature per bambini, quindi giochi per bambini disabili in maniera particolare. Avremo una sensibilità su questo tema. Borgo Cerniera con la provincia di Caserta, Puglianello contro lo spopolamento delle aree interne chiede fondi e risorse. La priorità in questo momento sono gli argini del fiume Volturno, poco sicuri e in alcuni punti del tutto crollati. Questo lago rappresenta la porta casertana verso il Sannio. Siamo a Ruviano. Il lago è nato dopo una speculazione di imprenditori. Cercavano brecciame sul fondo del fiume e il fiume è esondato. E si è creata questa meraviglia. Prima quindi c'era lo scolo Sì, dall'entroterra verso il fiume. perfetto. Adesso. E adesso è il contrario, è il fiume che sfrutta questi canali di scolo per arrivare nei terreni, perché il livello si alza tantissimo. Qui in questo posto dove stiamo adesso c'è circa più di 1 metro d'acqua, la strada non si vede. I terreni, fin quando arriva l'occhio umano, è tutto coperto di acqua, completamente, perché il fiume viene da quell'altra parte lì. Fa il giro sotto quelle colline di Ruviano, fa un giro così tortuoso e quindi arriva qua. Ma il fiume, l'acqua che arriva da qua, non arriva da questo fiume qua, cioè da questa parte di fiume, ma bensì dall'altra parte, perché è talmente carico e talmente pieno che non ce la fa a curvare e straripa, quindi Fino a qui. attraversando i terreni e facendo dei solchi anche importanti a livello di terreno e corrosione. Io le posso dire una cosa molto semplice: facciamo delle analisi, diciamo, continui sui terreni per quanto riguarda l'alimentazione degli animali, per vedere il tipo di concimazione che facciamo, che dobbiamo fare. Quest'anno praticamente i terreni sono usciti spogli, non hanno nulla. Infatti si possono vedere benissimo, le colture sono bassissime, non sono verdeggianti, non sono. Perché? Perché manca la sostanza, non c'è sostanza, i nostri terreni sono poveri. Perché ogni anno vengono, diciamo, invasi dall'acqua che poi porta via tutto quello che sono i nutrienti che noi aggiungiamo.